Ciao ragazze, in questo video vi farò vedere come fare una carota a sacchetto. L'occorrente sarà il colore verde arancio numero 5 e un uncinetto da 1,5. Iniziamo nel colore arancio e faremo il nostro nodino all'uncinetto. Poi effettueremo le nostre prime 5 catenelle. Punteremo l'uncinetto nella prima maglia che abbiamo fatto e faremo un punto bassissimo all'interno di questo cerchietto. Ci lavoreremo. Inizialmente faremo le 3 maglie, le 3 catenelle che rappresentano il nostro primo punto alto, e poi all'interno di questo cerchietto lavoreremo altri 8 punti alti. Quindi per un totale di 9, compresa le 3 catenelle iniziali. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, puntiamo l'uncinetto all'interno di questo cerchietto, avremo 3 fili ed estraiamo 2 fili. Riprendiamo il filo ed estraiamo. Quindi dovremo avere a fine giro 9 maglie alte. Chiuderò questo giro con un punto bassissimo nelle 3 catenelle che avevo fatto in precedenza. Quindi punterò l'uncinetto dentro ed estraggo. In questo giro, nel secondo giro, dovrò distribuire 2 aumenti. Quindi inizialmente farò le 3 catenelle. Poi andrò nella maglia alta sottostante e qui ci lavorerò 2 volte. Quindi significa che farò l'aumento. Quindi il mio primo punto alto, punterò l'uncinetto nella stessa maglia e in questo modo ho fatto 2 punti alti, così ho fatto l'aumento. Poi mi sposterò nelle maglie successive e lavorerò normalmente di punti alti. Quindi primo punto alto, andrò nell'altra successiva, farò un altro punto alto. Nell'altra successiva un altro punto alto. E adesso farò l'aumento nell'altra successiva, quindi dopo le 3 maglie alte normali, qui ci lavorerò 2 volte. Ecco fatto. Quindi ho fatto l'aumento, ci ho lavorato 2 volte. E adesso dovrò lavorare normalmente altri 3 punti alti. Uno, due, e 3. Quindi se io nel primo giro avevo 9 punti alti, adesso dovrò ritrovarmi con 2 maglie in più, quindi 11. Allora andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, le 3 catenelle iniziali. Quindi chiuderò questo giro nelle 3 catenelle che avevo fatto, sempre con un punto bassissimo. Punterò l'uncinetto dentro. Ecco fatto. Il secondo giro è terminato. Adesso dovrò lavorare il terzo giro e nel terzo giro farò lo stesso, dovrò distribuire lo stesso 2 aumenti. Quindi farò sempre, no, le mie prime 3 catenelle e distribuirò 2 aumenti come ho fatto prima. Terminiamo il giro. Allora, ho terminato questo terzo giro, ho chiuso con un punto bassissimo nelle prime 3 catenelle, quindi io mi sono ritrovata a questo terzo giro con 13 maglie alte. Iniziamo il quarto giro. Il quarto giro, invece di fare 2 aumenti, ne farò 4.
Quindi inizieremo prima con le nostre solite 3 catenelle e nella maglia successiva qui inizieremo a lavorare 2 punti alti che sarebbero il nostro primo aumento. Quindi praticamente l'aumento sarà dopo 2 maglie alte qui. Poi andrò nella maglia successiva e lavorerò un punto alto normale e nell'altra successiva lo stesso un punto alto normale. Poi andrò nell'altra, quindi mi sposterò in quella successiva e qui lavorerò 2 punti alti, quindi il nostro secondo aumento. Andrò nella maglia sottostante alta successiva, una maglia alta e nell'altra lo stesso, un'altra maglia alta. Quindi abbiamo detto ogni 2 maglie poi ci sarà l'aumento. Quindi qui adesso faremo nella maglia successiva l'aumento. 1 e 2. Quindi questo è il nostro terzo aumento. Adesso lavorerò altre 2 maglie alte per ogni ma cioè una maglia alta per ogni maglia alta sottostante, quindi una, poi nell'altra maglia sottostante ne farò un'altra, 2, e in quest'altra maglia farò l'aumento, quindi ci lavorerò 2 volte, quindi questo è il mio ultimo aumento. Quindi adesso mi dovrei ritrovare soltanto con altre, dovrei lavorare 2 maglie normali perché mi dovrei ritrovare 2 punti. Quindi 1 e un'altra. Adesso chiuderemo con un punto bassissimo nelle prime 3 catenelle. Quindi, se io prima avevo 13 punti alti, adesso ne dovrei ritrovare 4 in più. Quindi, questo è il quarto giro, dovrò lavorare il quinto e il sesto distribuendo lo stesso 4 aumenti come ho fatto adesso. Quindi, ci ritroveremo alla fine del sesto giro.